Per la prima volta la città di Perugia ha l'occasione di ospitare le opere di uno degli artisti più importanti del panorama contemporaneo internazionale. Si tratta dell'esposizione dedicata ad Arnaldo Miccoli, inaugurata alla presenza dello stesso autore lo scorso 30 agosto in via Oberdan. La rassegna, ubicata nella suggestiva cornice dell'ex chiesa di Santa Maria della Misericordia, rappresenta un ideale percorso artistico con opere che vanno dai primi anni Ottanta fino ai giorni nostri. E Perugia non è stato un caso così a caso, un caso non a caso. Ho un carissimo amico, il dottor Forcignano, a Perugia, anzitutto per questo, che è il factotum di questa mostra. In questa sala stupenda, tra l'altro, che accoglie veste degna, non so se sono io degno della sala, ma la sala è certamente degna delle mie opere, c'è un percorso artistico che parte dagli anni 80, prima, sino ad oggi, le cose più recenti sono dello scorso anno. Mi piace raccontare dei miei dipinti. Desidero e mi piace quando sono gli altri a dirmi di quello che faccio. C'è un giocoliere qui, questo dipinto è stato proprio studiato dalla Oxford University di Londra, ne hanno richiesto un'immagine, ne hanno fatto una lezione di psichiatria proprio sull'equilibrio umano, ecco perché ci sono questi due giocolieri che non sono solamente dei salti in banchi, ma appunto sono ancora più profondamente rappresentati dal punto di vista psicologico e psicoterapeutico. Grande soddisfazione anche per Fulvio Forcignano, presidente dell'Associazione Culturale Subasio Salento, coordinatore dell'evento. Per noi Miccoli rappresenta un po' quello che incarna più di tutti o più di altri lo spirito salentino, cioè quello spirito d'adattamento che fa in modo che poi dal Salento moltissima gente sia partita per il mondo, per il giro per il mondo, ad affermare le proprie qualità, i propri talenti, le proprie caratteristiche. L'Associazione Subasio Salento si è sempre occupata di promuovere la cultura, non solo la cultura salentina in Umbria, ma anche abbiamo fatto una bellissima manifestazione Umbria a Lecce in cui abbiamo portato la cultura e le tradizioni umbre anche nel Salento. E perché il nostro dettato statutario ci dice proprio questo, cioè che noi dobbiamo fare la promozione della cultura. La mostra resterà aperta fino a domenica 14 settembre, con ingresso libero e osservando i seguenti orari, 10.13, 17.20. Ci piaceva presentarlo ai perugini, sperando che la cosa naturalmente dia piacere e soddisfazione e che soprattutto stimoli quelle emozioni che a me personalmente stimolano le sue opere, considerato proprio nella loro essenza, cioè in quello che rappresentano.